Buon pomeriggio e benvenuti all'appuntamento con l'informazione del TG6. Sarà la prima volta del Premier Matteo Renzi all'Aquila. La sua visita è prevista per oggi pomeriggio insieme al Ministro per le Infrastrutture Graziano Del Rio. Nel frattempo sono attese proteste e contestazioni da parte dei comitati locali e delle associazioni che si oppongono alle trivellazioni in Adriatico. Giorgio Alessandri. Il governo sbarca all'Aquila. Sarà una giornata caldissima nel capoluogo, dove nel pomeriggio faranno visita alla città il Premier Matteo Renzi ed il Ministro per le Infrastrutture Graziano Del Rio. Per il segretario del PD sarà la prima volta da Presidente del Consiglio nei luoghi del terremoto. L'annuncio del suo arrivo all'Aquila si è rincorso più volte nel corso dei mesi, per essere puntualmente smentito all'ultimo momento, nonostante a volte fosse stato annunciato con tanto di conferenza stampa dai vertici locali del partito. Di ritorno dal meeting di CL a Rimini, il capo del governo incontrerà rappresentanti delle istituzioni, delle categorie produttive e delle parti sociali insieme al ministro Graziano Del Rio, al Gran Sasso Institute, e sono tanti i temi all'ordine del giorno, a partire dai fondi per la ricostruzione, al nodo della restituzione delle tasse per le imprese, sospese dopo il sisma chiesta dall'Europa. La visita del governo però ha mobilitato comitati ed associazioni locali ed abruzzesi che scenderanno in piazza per contestare alcune delle decisioni che potrebbero segnare il futuro dell'Abruzzo. Nelle ultime ore, infatti, il tantam sui social media e social network ha mobilitato movimenti e sigle che si ritroveranno all'Aquila per contestare l'ipotesi di trivellazioni nell'Adriatico, come il comitato No Ombrina, che ha già annunciato la sua presenza. Insomma, un clima incandescente, già toccato con mano nei mesi scorsi da un altro leader politico, quello della Lega, Matteo Salvini, che fu duramente contestato in Piazza Duomo. Oggi la sensazione è che le proteste, annunciate con un assembramento che inizierà alle 4 del pomeriggio alla Fontana Luminosa, potrebbero ripetersi come un déjà vu, quando negli anni dell'immediato post-sisma, rappresentanti del governo, regione e della loro struttura commissariale venivano contestati con lanci di uova e calci alle auto. L'auspicio è che tutto rimanga nei contorni della civiltà e che le contestazioni non degenerino in atti che con il terremoto, trivellazioni e legittime rivendicazioni non hanno nulla a che vedere. E c'è attesa anche per l'incontro del governatore Luciano D'Alfonso con il Premier Renzi. Allora gli abbiamo chiesto questa mattina, incontrandolo durante la presentazione dei Giochi del Mediterraneo, quali saranno le sue richieste per l'Abruzzo. Paolo Renzetti. Presidente D'Alfonso, oggi in Abruzzo arriva il Presidente Renzi. Cosa chiederà per la nostra regione? A Renzi abbiamo posto 6 questioni. La prima, il tema delle tasse che non vanno restituite in ragione del disastro distruttivo che c'è stato. E su questo siamo pronti a spiegare nel dettaglio qual è la questione. La seconda, noi abbiamo bisogno, dopo le risorse finanziarie per la ricostruzione dell'Aquila e dei comuni del cratere, che si attivino anche risorse amministrative, normative, umane, che siano capaci di garantire quella produttività di cantiere di cui ha bisogno l'Aquila e i comuni del cratere. La terza questione che noi abbiamo rappresentato al Presidente Renzi è una infrastruttura che riduca i tempi di percorrenza nel raggiungimento dall'Aquila a Pescara, da Pescara all'Aquila. La quarta questione che noi abbiamo rappresentato è la questione della connettività trasportistica europea, che deve riguardare anche l'Abruzzo dopo 25 anni di sonnolenza dei poteri centrali e territoriali. Il sud delle Marche, l'Abruzzo, il Molise e il nord della Puglia sono privi di connettività delle reti TNT. L'Europa sta per dirci di sì, poiché tutti i lavori istruttori hanno detto di sì. Adesso bisogna che anche il governo italiano cominci a prefigurare progetto e copertura finanziaria. La quinta questione concerne l'uscita dal commissariamento della sanità abruzzese. Dopo tutti i risultati che abbiamo conseguito, che ci sono stati posti con la famosa delibera del commissariamento al Ministero della Salute e dell'Economia. L'ultima questione, ma non ultima per ordine di importanza, è la difesa del mare blu dalle trivelle. Sul rimpasto di cui tanto si parla in regione entrerà il consigliere Gerosolimo e uscirà l'attuale assessore Mazzocco, oppure resterà tutto com'è? No, no, io guardi, mi sono occupato poco, nonostante il mese di agosto è stato esigentemente impegnato anche su questo. Quello che è certo è che risolviamo anche questo problemino che ci trasciniamo dall'inizio della legislatura, anche in ragione di un'assurda legge elettorale che ha fatto in modo che chi vincesse, nonostante che io ho doppiato tutti i miei avversari, vincesse il meno possibile e chi perdeva perdesse il meno possibile. È un meccanismo a orologeria che naturalmente non li porterà, quelli che l'hanno inventata, da nessuna parte. Noi daremo ulteriore stabilità all'organo di governo,
quelli che sono stati trattenuti fuori dall'esperienza di giunta entreranno e troveremo formule più avanzate di coinvolgimento di tutti quelli che hanno idee e buona volontà. Rassicuro gli abruzzesi che non è una grande questione e che all'ordine del giorno la sua soluzione. E la visita del Premier Renzi si svolgerà proprio nella città ferita. Sono passati 6 anni dal terremoto, tantissime le incompiute, e allora abbiamo chiesto agli aquilani che cosa si aspettano da questo incontro. Vediamo. La prima volta di Renzi in città non scalda gli animi degli aquilani. Poca fiducia e tanta disillusione sono i sentimenti riscontrati tra le donne e gli uomini a Piazza d'Armi, dove dopo il sisma si è ricollocato lo storico mercato di Piazza Duomo. Fondi e certezze nei tempi delle ricostruzioni e maggiori controlli negli appalti sono queste le principali richieste che arrivano dalla gente, che oltre 6 anni dal sisma sembra ormai disincantata nei confronti delle istituzioni in tutte le sue declinazioni. Bisogna vedere con quale intenzione viene qui. Se viene solo per la festa, che viene a fare? Se viene per aiutare la città, beh, venga quindi. Cosa si aspetta da questa visita? Non lo so, nulla. Perché nulla? Non nutre aspettative nel governo? Oppure niente. È molto disilluso? Sì. È talmente ferma l'Aquila che francamente... Fino ad oggi non è stato fatto nulla, non doveva venire da tanto tempo, non è ancora venuto. Speriamo che effettivamente oggi ci sia realmente e che possa discutere delle problematiche vere della città. Se dovessi dire qualcosa al Premier, cosa direbbe sull'Aquila, la ricostruzione? Accelerare un po' la situazione. Dal 2009 fino adesso non ha fatto niente. Dovrebbe esserci un miracolo. Se dovesse fargli una domanda, cosa gli chiederebbe? Quali sono i tempi per riottenere la nostra città e come è possibile poter avere un controllo serio sia sulla gestione degli affitti ai commercianti e sia davvero su questo problema della corruzione negli appalti pubblici. Io sono un generale degli Alpini che è stato... Sono partito dall'Aquila nel 49, sono tornato nel 88, ma noi siamo abituati a fare le cose subito. Per noi non esiste il grigio, o è bianco o è nero, l'abbiamo anche dimostrato quando siamo venuti qua. Portasse un po' di soldi, va. Niente, io gli chiederei, vedi di svegliarti e fa qualche cosa, perché mo' hai stufato pure tu. E ora l'economia. Entro il mese d'agosto la giunta regionale approverà il rendiconto del 2013, si parla di oltre 500 milioni di euro di disavanzi, ora la preoccupazione è quella di un aumento della pressione fiscale, vediamo. Potrebbe tradursi in una stangata per i cittadini abruzzesi il disavanzo accumulato dalla regione Abruzzo. Lo hanno chiamato il nodo delle regioni e tutto era partito dalla regione Piemonte, al quale la Consulta ha di recente bocciato il bilancio. La preoccupazione arriva a casa nostra pensando alla cifra totalizzata tra vecchio e nuovo governo e si punta a gestire un rientro dilazionato per non dover aumentare la pressione fiscale già molto alta su tutto il territorio. Ma intanto abbiamo certificato finalmente, costruendo il primo riaccertamento dei residui, che il disavanzo al 31 dicembre del 2013 è di 538 milioni di euro. Noi abbiamo dei documenti contabili non riallineati, manca ancora il 12, l'abbiamo concluso, il 13 finalmente l'abbiamo concluso e poi il 14. Rispetto alla sentenza della Corte Costituzionale sulla Regione Piemonte, l'ulteriore rischio è che i 538 milioni che abbiamo certificato provenire dal passato di debiti ormai cristallizzati si possano aggiungere ulteriori 174 milioni. Stiamo però verificando che intanto quei 174 milioni rientrano dentro i criteri di quella sentenza e successivamente, ovviamente, insieme alle altre 18 regioni, perché 19 sono coinvolte, chiederemo al governo nazionale di produrre una novazione legislativa a livello nazionale in modo da poter affrontare senza toccare le tasche dei cittadini il problema. Si parla ovviamente di un allungamento del periodo di ammortamento di un eventuale debito che si incrementerebbe in ragione di quella sentenza. Cosa impone il decreto? Ma il decreto in realtà impone che il mutuo che era stato acceso nel passato non poteva pagare spese correnti, in realtà doveva semplicemente essere utilizzato per ridurre i tempi medi di pagamento. Io ritengo che l'Abruzzo lo abbia, diciamo, utilizzato bene quell'anticipazione di cassa tramite accensione di prestiti presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ma comunque è un qualcosa, è un atto che proviene come i 538 milioni di euro di debiti dal passato, certificheremo, verificheremo e poi produrremo le soluzioni. Bilancio di previsione anche per il comune di L'Aquila questa mattina, una maratona contrassegnata da liti e strali nella maggioranza, una maggioranza spaccata. Vediamo tutto nel servizio di Antonella Calcagni.
Nonostante l'ostruzionismo dell'opposizione, che ha presentato oltre 300 emendamenti ai ribelli della maggioranza, è stato approvato alle 6.30 del mattino il bilancio di previsione del Comune dell'Aquila per una manovra complessiva di 1,5 miliardi di euro. Il voto contrario del consigliere socialista Gianni Padovani, frutto di vecchie ruggini con il centrosinistra, è costato tuttavia la testa dell'assessore dello stesso partito Giancarlo Vicini, che oggi rimetterà la delega aprendo l'ennesima crisi in comune. Quella uscita dall'aula consigliare stamani all'alba non è più una coalizione, fra i ribelli anche Rifondazione e SEL. È chiaro che ormai non c'è più una maggioranza e la mia amministrazione quasi sicuramente cadrà, ha commentato a caldo il sindaco Massimo Cialente. Campicchiare per stare seduti su una poltrona è vergognoso e da irresponsabili. Ritengo sia il momento di ridare la parola ai cittadini. A fine consiglio Cialente ha comunicato in aula la decisione di escludere dalla giunta l'assessore socialista. L'intenzione è quella di sostituirlo con il consigliere dell'API Pierluigi Mancini. Tuttavia il risico degli assessori potrebbe non finire qui. Un altro momento di duro scontro durante la maratona notturna del Consiglio c'è stato in occasione della discussione su un emendamento a firma di Rifondazione Comunista che mirava ad escludere l'area di Montecristo dal piano di rilancio turistico del Gran Sasso e per il quale hanno votato a favore anche i consiglieri di SEL, Giustino Masciocco e Pierluigi Mancini dell'API, evidentemente non così entusiasta di vestire la casacca di assessore. Un sì, quello dei ribelli, davvero mal digerito dal primo cittadino, che a questo punto sembra pronto a cacciare dalla giunta anche gli assessori di SEL e Rifondazione, Betti Leone e Fabio Pelini, mettendo le mani ad un ennesimo rimpasto. E a Pescara, sul caso della polemica sulla mancata notifica dell'ordinanza da parte del sindaco di Pescara alla cittadinanza, il PD controattacca il vice sindaco di Pescara, Berardino Fiorillo, dicendo che nel 2012 anche lui avrebbe fatto la stessa azione, cioè di non rendere pubblica quell'ordinanza. Ebbene, Berardino Fiorillo risponde e presenta tutte le carte, nel quale riesce a dimostrare come invece si era comportata la giunta Mascia. Vediamo. Fiorilli prosegue la polemica sul mare inquinato di Pescara, una polemica tra centrodestra, centrosinistra e nelle ultime ore con il PD. Lei oggi ha portato dei documenti per smentire l'esistenza nel 2012 di una ordinanza che non sarebbe poi stata emanata dalla giunta Mascia. Ma una tecnica poco edificante, quella di cercare di screditare l'avversario, in questo caso sarei io, soltanto perché ho sollevato un problema reale che esiste in città, un problema tra l'altro gravissimo, cercare di denigrare l'avversario facendo perdere credibilità non è corretto, oltre che non porta nessun frutto se non quello di aggravare la situazione. Qui abbiamo le carte che smentiscono le dichiarazioni, diciamo così, leggere di Marco Presutti, riprese poi da alcuni titolari di stabilimenti balneari, secondo cui non avrei diffuso un'ordinanza. Non è vero, questo è smentito dalle carte che poi lascerò a disposizione di chiunque, ma anche se fosse vero nulla toglierebbe le responsabilità di chi ha commesso la stessa cosa, quindi assolutamente non ci si può aggrappare in questo modo a proprie responsabilità che sono state evidenti, palesi per ammissione dello stesso sindaco, che ha detto di non aver voluto divulgare un'ordinanza per contemperare costi e benefici. Questo è il fatto gravissimo ed è ammesso dal sindaco Alessandrini, non l'abbiamo detto noi, l'ha detto lui in commissione e quindi è verbale. Oggi restano delle conseguenze gravissime sulla città e non bisogna accusare chi ha sollevato il problema, credo che chi l'ha creato vada assolutamente perseguito e punito. Noi chiediamo che la punizione più esemplare per un sindaco che ha tradito la sfiducia dei cittadini sia quella delle dimissioni. Non ci interessano tanto le responsabilità penali o di altro tipo che saranno accertate nelle sedi opportune. Per noi la sanzione più grave che deve subire una giunta incapace come quella della giunta Alessandrini è quella delle dimissioni e credo che vadano rassegnate subito, se non chieste fortemente dai partiti che sono in consiglio comunale in opposizione, ma anche dalla cittadinanza tutta. Protestano gli studenti a Chieti, ennesima risorsa tralasciata, la vita dello studente non è più tutelata. È questo il testo degli striscioni affissi in nottata dal blocco studentesco presso l'ex villaggio mediterraneo di Chieti per protestare contro la mancata riapertura degli alloggi universitari allestiti nella struttura. È incredibile che a ridosso della prima sessione accademica, dopo la pausa estiva, centinaia di studenti universitari si trovino senza alloggio per via di un'assurda delibera
delibera della regione che impone la chiusura dell'ex villaggio mediterraneo, commenta Alessio Capone, responsabile regionale del blocco studentesco, in una nota. La chiusura degli alloggi, prosegue Capone, significa non solo ledere gravemente il diritto all'istruzione degli studenti, che saranno costretti a cercare affitto presso privati con un consistente aumento della spesa e che non tutti potranno sostenere, ma anche provocare un danno all'economia cittadina con la possibile perdita di parte dell'indotto economico derivante dagli studenti. Ora invece parliamo del fitto calendario dell'ultimo giorno della perdonanza, quella del 26, vediamo. Convegni, spettacoli e concerti. È fitto il programma degli eventi della 721esima perdonanza celestiniana per la giornata di mercoledì 26 agosto. Si inizia dal mattino con un convegno alle 11 a Palazzo Fibbioni, dedicato alla memoria dell'ex consigliere comunale Gabriele Perilli sul tema dello sport e l'integrazione tra i popoli. Sempre nella nuova sede degli uffici del Comune Quattro Cantoni sarà presentato il primo volume del Corpus Celestinianum. Nel pomeriggio alle 16 dalla Fontana Luminosa partirà una visita guidata che condurrà i partecipanti al complesso di San Giuliano. Alle 18 nell'auditorium Sericchi della Biper, spazio agli amanti dello yoga, che incontreranno il presidente del Movimento Mondiale della Disciplina Orientale, Amadio Bianchi. In serata spazio allo svago con lo spettacolo teatrale Amor che muove con Paola Gassman nella Basilica di San Bernardino alle 19.30. La serata si concluderà con la Tribute Band de Pou, che salirà sul palco di Piazza Duomo alle 22.30. Tre giorni dedicati al teatro comico. A Sant'Omero va in scena il Festival Nazionale della Comicità con la partecipazione di comici tra i più famosi del momento. Vediamo. Pronti, si ride, via. Direi di poter iniziare con questa boutade per annunciare l'edizione 2015 del Festival Nazionale Teatro Comico. Si riparte dal cabaret. La Fondazione Culturale Val Vibrata ha preso le redini quest'anno dell'iniziativa. Che cosa accadrà nei prossimi giorni? Allora, assolutamente sì. La Fondazione Val Vibrata oggi, diciamo, ha cambiato la sua direzione, ma continua a portare avanti quello che è un po' il must di questa fondazione, che era appunto la risata e il teatro comico. Ripartiamo dal cabaret, ripartiamo nelle date 26, 27 e 28 agosto 2015 con un'edizione particolare, un'edizione che torna al centro storico di Sant'Omero in una piazzetta particolarmente suggestiva, con artisti che vengono dal mondo della televisione, cabarettisti di nota fama. E appunto iniziamo il 26 con Marco Capretti e Antonio D'Ausilio, l'uno da Made in Sud, l'altro da Zelig. Poi il 26 agosto con Bruschetta, Zelig e Colorado e Sergio Viglianese da Zelig, e chiudiamo il 28 agosto con lo spettacolo di Antonello Costa. E ovviamente siamo molto orgogliosi di questo. Noi ribadiamo che per noi l'ingresso è libero, quindi aspettiamo numerosi in una cornice meravigliosa che è quella del centro storico di Sant'Omero. Sarà un allestimento suggestivo, ma soprattutto è stato creato un mini set televisivo che permetterà a tanti di poter gustare su maxi schermo anche l'evento, visto che spesso la mimica aiuta la risata. Sì, appunto, abbiamo provato con questa formula innovativa, ci siamo avvalsi di esperti e tecnici, insomma, che ci hanno dato una grossa mano, e noi ci crediamo e speriamo che funzioni. Siamo molto fiduciosi. Altre due le novità: una videocartolina promozionale del territorio che racconta il territorio dall'alto, e poi una videosigla, anche questa novità, per la prima volta caratterizzerà, infiocchetterà il teatro comico. Sì, insomma, noi proviamo a cambiare, proviamo a stare al passo con i tempi. È fondamentale che chi arriverà per il teatro, per il cabaret a Sant'Omero, è fondamentale che poi si renda conto di trovarsi in un territorio molto bello, che vale la pena conoscere. E appunto questa cartolina ci aiuterà, speriamo, a mostrare il meglio. Ora apriamo la pagina dello sport. Oggi pomeriggio all'Aurum di Pescara ci sarà la presentazione ufficiale del prossimo campionato di Serie B in città. Ci saranno tutti i rappresentanti delle società, oltre ai vertici della Lega B, capitanati dal presidente Abodi. La cerimonia inizierà alle ore 18 e sarà possibile seguirla in diretta su TV6 con i nostri due inviati, Enrico Rocchi e Alfredo Giovannozzi. Non ci saranno tra le squadre il Catania e il Teramo. Al loro posto verranno inserite una X e una Y. In attesa
attesa della sentenza del processo che ci sarà giovedì. Ora il calciomercato. Boaci ha scelto il Roda per il Pescara. Sono le parole di Olivier Arthur, procuratore dell'attaccante ghanese dell'Atalanta, rilasciate al portale Tutto Mercato Web. Il giocatore era nel mirino del Pescara, ma negli ultimi giorni il club olandese si era fatto avanti con decisione facendo un'offerta ufficiale bergamaschi al giocatore, anche se alla fine l'affare dovrebbe andare in porto con la formula del prestito. Boaci aveva sempre messo in primo piano la volontà di mantenere la massima serie in Italia o all'estero e solo in seconda battuta avrebbe pensato all'opzione Pescara. Nelle ultime ore si era parlato di una possibile permanenza in nerazzurro a causa dell'infortunio di German Dennis, risultato poi meno serio del previsto. Due giorni difficili per il calciomercato del Pescara. Sul torneo di Serie B e sulle aspettative del nuovo Pescara abbiamo ascoltato l'ex tecnico di Pescara, Perugia e Lanciano, Andrea Camplone. Ascoltiamo. Andrea Camplone, sta per partire il campionato di Serie B. Che stagione si presenta secondo te? Ma come sempre, una stagione difficile per tutti, anche se negli ultimi giorni di mercato diciamo che un po' il Cagliari sta sopra le altre, Bari, insomma le solite squadre che lotteranno per vincere il campionato. Ho visto anche un buon Pescara, ho visto un paio di partite, il Pescara ha fatto una buona squadra, quindi sicuramente sarà un campionato lungo e avvincente come sempre. Qualcuno continua ancora a chiedersi come mai Andrea Camplone è stato mandato via dal Perugia nonostante l'ottimo campionato scorso, visto che quella biancorossa era una matricola. Ma non è questione, il problema è che vogliono vincere tutti, no? Però all'inizio prima ti chiedono determinate cose come la salvezza e non le abbiamo raggiunta con 8 giornate di anticipo, poi si sposta sempre l'asticella, non siamo riusciti a vincere il campionato e da lì c'è stato l'esonero. Camplone è alla finestra, però qualche abboccamento, qualche cosa c'è stato in estate, forse stai aspettando la richiesta giusta, la richiesta che ti possa soddisfare dopo quello che hai fatto nelle ultime stagioni? Ma guarda, io sono sempre molto schietto, richieste importanti non ce ne sono state, a parte un paio della Lega Pro, ma in Serie B non mi ha chiamato nessuno, quindi però sto aspettando una chiamata importante, se verrà, se non verrà vuol dire che mi farò una vacanza. Camplone spesso viene accostato al Pescara, nelle ultime stagioni sei andato anche vicino al ritorno sulla panchina bianca-azzurra. Ma io sono un professionista, il mio lavoro, io vado dappertutto. Pescara sicuramente sarebbe la ciliegina sulla torta, visto che sono di Pescara, puro sangue, quindi mi piacerebbe allenare, anche se per un mese l'ho fatto, poi non c'erano le condizioni per continuare. Però per il momento hanno preso Oddo, che è un buonissimo, ha dimostrato di essere un buon allenatore. Questo sarà l'anno della sua conferma e sono contento per lui e per la mia città. Speriamo che quest'anno possa centrare la massima serie. Da allenatore, ma soprattutto da pescarese e tifoso del Pescara, secondo te che squadra sta uscendo fuori da questo mercato? E poi una domanda sull'attaccante che dovrebbe arrivare nelle prossime ore, secondo te Boaci potrebbe essere il nome giusto per il Delfino? Ma guarda, io l'ho visto un paio di volte, è normale che mancano, il calcio estivo è sempre il calcio estivo, però la squadra è stata sempre fatta con criterio, sono diversi anni che la società si muove bene, ha una buona squadra, è normale che mancano, sicuramente manca un paio di elementi, quindi la società sa come muoversi, l'elemento più importante comunque, visto anche l'esperienza che ho fatto l'anno scorso in Serie B, è quella di avere un pacco attaccanti molto importante, perché sono loro che fanno la differenza in questa categoria. È stata presentata questa mattina a Pescara la prima edizione dei Giochi del Mediterraneo sulla spiaggia, una manifestazione di caratura internazionale con la presenza di 24 nazioni che prenderà avvio il prossimo 28 agosto. Il servizio. Si parte con questi Giochi del Mediterraneo sulla spiaggia, una sfida anche da parte vostra. Sì, è una sfida soprattutto perché siamo partiti certamente in ritardo, però è una sfida che noi siamo convinti di vincere, anche perché la struttura operativa al 90% è costituita da quelle stesse persone, figure professionali, che già ci hanno fatto fare bella figura nel 2009 per i Giochi del Mediterraneo. È una sfida anche perché è la prima volta, è la prima edizione di questi giochi, la difficoltà sta nel fatto che non abbiamo mai avuto la possibilità di avere parametri di riferimento, per cui essendo la prima edizione non sai quanti atleti arrivano, non sai quindi tutti i servizi annessi che si debbono collegare alla loro accommodation e quindi tutte queste sono grosse difficoltà, anche perché il budget che ci è stato assegnato
è molto molto limitato, però con l'aiuto di istituzioni pubbliche, CONI, Regione, Governo, il Comune, gli sponsor che ci stanno dando una mano, le federazioni sportive, è stato un grosso lavoro di squadra per far sì che l'Italia e Pescara faccia ancora una volta bella figura. Prima edizione dei giochi del Mediterraneo sulla spiaggia, una grande occasione per l'Abruzzo e Pescara. Si tratta di una grandissima occasione per Pescara, che scrive una pagina di storia eccezionale per il lancio dei giochi del Mediterraneo e spiagge. Speriamo che tutto vada come nelle aspettative, che questi giochi possano essere sperimentati anche in futuro. Una edizione importante, la prima, avete avuto un grande appoggio da parte della Regione Abruzzo e del Comune di Pescara. Sì, c'è stata una grande partecipazione da parte delle autorità locali, della Regione, del Comune e anche del CONI, tutti uniti per la realizzazione di questi giochi del Mediterraneo sulla spiaggia. E con lo sport concludiamo questa prima edizione del TG6. Prima di salutarvi, vi ricordo l'appuntamento con la diretta sul calendario di Serie B questo pomeriggio dall'Aurum. A partire dalle 17.50 saremo in diretta appunto proprio dal calendario. Importante, alle 17.50 ci saranno in collegamento per noi Enrico Rocchi e Alfredo Giovannozzi. A più tardi.